Per la prima volta dall'avvio della campagna militare della Turchia, un gruppo di siriani è potuto ritornare in Siria, a Jarablus, alla frontiera tra i due paesi, città dalla quale le truppe di Ankara hanno cacciato i militanti dell'ISIS. Omar era fino a ieri un rifugiato siriano a Karkamis, in Turchia. Torniamo al nostro paese, la Siria, il nostro amato paese, torniamo a Jarablus, ringraziamo i turchi e per quanto riguarda gli jihadisti dell'autoproclamato Stato Islamico, che Dio possa perdonarli, dice. Quasi 300 persone fanno parte di questo primo gruppo di rimpatriati. Jarablus è stata la prima località liberata dalle truppe di Ankara. La città lavora per un ritorno alla normalità. La gente è ritornata, tutti quelli che se ne erano andati sono tornati. La situazione è buona anche se i servizi sono carenti. Il problema principale riguarda l'acqua, il pane, l'elettricità. Controllata sin dal 2013 dall'ISIS, Jarablus è stata dichiarata liberata il 24 agosto scorso dai ribelli sostenuti dai carri armati e dai raid turchi.